Eccoci qua, di nuovo in questo canale di Non Solo Terra, Non Solo Terra Channel. Abbiamo solo cambiato il setting, non siamo più con alle spalle la famiglia tribale Lakota, che troverete nel nostro museo permanente di Via Carbone 14 a Cagliari, per chi vuole venire a visitarlo, compatibilmente con le zone rosse, le zone gialle profonde, non si capisce nulla, ma noi continueremo finché il nostro fiato ci permette di farlo e la nostra anima ci guida verso quello che noi pensiamo sia un mondo un po' migliore di quello che stiamo vivendo. Qui non voglio commentare aspetti né politici né sociali, perché questo è un canale libero al quale, grazie a Dio, si stanno iscrivendo numerose persone e continueremo a diffondere il nostro messaggio. Come detto, le due puntate scorse, per chi ha già ascoltato, erano due puntate nelle quali abbiamo parlato dei film rivelatori, dei quali suggerisco fortemente e caldamente a chi ci ascolta di vederli, di poterli visionare, perché veramente sono molto interessanti, specialmente dall'alto di quelle che sono le conoscenze delle persone che sicuramente sono avanzate ormai da questo punto di vista. E come voi sapete, Non Solo Terra è stata la nostra associazione che nell'arco dei 15 anni, a cavallo degli anni 90-2000, sino al 2004-2005, forse 2006, ha svolto veramente un'attività intensa. Io ho lasciato anche per foto al nostro regista, che saluto, che è Gabriele, che è veramente eccezionale, ho lasciato le nostre locandine che magari lui posterà, oltre a una serie di fotografie che man mano posterà su questo canale. Oltre, quando sarà il momento, ai documentari, ovvero agli estratti dei nostri convegni, dove ci sono delle interviste interessanti con gente del calibro di Corrado Malanga, Robert Bouval, Graham Hancock, Zaccaria Sitchin. Abbiamo un'intervista inedita poco prima che morisse del grande Mario Pinkerle, dove ci fa vedere come lui costruiva le sfere in oro. Un'intervista fatta a Pisa, a Bientina, dove lui viveva. Era Mario Pinkerle veramente una persona eccezionale. Mario Pinkerle, che è stato intervistato da Roberto Giacobbo, mio amico, che ora presenta Freedom, che voi conoscerete senz'altro, e lui è passato dalla trasmissione Stargate in linea di confine, venne a Cagliari nel 99 per presentare la sua trasmissione, lì diventavamo amici, quindi sono passati molti anni. L'ho visto a Cagliari forse 2 mesi fa, ci siamo salutati. Ovviamente sempre lui alto 2 metri, è ex giocatore, se non sbaglio, di pallavolo, e comunque lui la sua strada l'ha fatta. Noi, compatibilmente con le nostre risorse, le nostre attività e la nostra regione, la Sardegna è diversa che della Lazio, una regione purtroppo che ha dei problemi diversi, facciamo la nostra strada. Roberto Giacobbo ha fatto da noi un seminario sull'egittologia che è integralmente registrato, noi lo abbiamo e i nostri associati, ovvero i nostri fidelizzati di questo canale, avranno la possibilità, per puntate ovviamente, se no dura troppo, di osservare, ascoltare i misteri dell'Egitto dalla voce autentica di Roberto Giacobbo. Oggi di che cosa parliamo? Entriamo nel campo ufologico, in qualcosa di molto speciale per chi magari non lo sa. Noi abbiamo avuto per molto tempo dei contatti con un grandissimo capo indiano di nome Robert Morgan Sky, capo indiano Apache, danzatore Apache, con il quale io personalmente ho intrattenuto per molto tempo un rapporto epistolare e anche telefonico, sino al momento in cui il figlio o i figli, mi sembra i figli, furono mandati nella guerra del Golfo in Kuwait. Io ho ancora il fax dove lui mi dice: da oggi noi non possiamo più sentirci perché i miei figli sono stati presi e portati in Kuwait a fare la guerra del Golfo. Ragazzi che non avevano nessuna esperienza di guerra, tant'è vero che poi Michael Moore, nel suo documentario, film documentario Fahrenheit 9/11, ha fatto vedere proprio quello che io sapevo già perché lui me l'aveva detto. In questo frangente abbiamo avuto modo di parlare dei popoli delle stelle, gli Star Child, il popolo delle stelle, quelli che loro hanno sempre conosciuto come i maestri delle stelle, e mi mandò un documento inedito che io posseggo in lingua italiana, tradotto personalmente da me, nel quale si parla di Roswell, si parla della caduta della nave spaziale a Roswell, dove loro, gli Apache, hanno avuto la fortuna di avere 2 anni nella loro riserva un'entità, un'ebe, ovvero un'entità biologica extraterrestre. Il documento è quello che io mostro adesso, io ve lo leggerò di volta in volta su questo canale, quindi mi accingo
a inoltrarvi queste informazioni, direi veramente inedite, non prima di dirvi che in uno dei convegni, credo nel 2000, dove doveva essere presente anche Marco Columbro, col quale io ho dei rapporti di non amicizia grande, ma di conoscenza, doveva essere presente, però Marco Columbro ha avuto in quel periodo, se non sbaglio, un ictus e non poteva venire. L'anno Robert Morningsky ci mandò uno dei suoi figli adottivi, Sundance, il quale ha danzato per noi, e mi fu regalata in quella occasione una collana di perline di fiume meravigliosa che io un giorno indosserò, ve la farò vedere, con l'aquila, dicendomi che io col mio sistema di vivere, col mio cuore, col mio la mia anima, avevo la possibilità di guarire le persone. Questo dal loro punto di vista. Vedete che nel setting di questa nuova stanza, che poi è anche la stanza della rabbia, dove chi vuole scaricare un po' di rabbia può venire qui, troverete, c'è un tamburo che mi è stato regalato dalla mia famiglia Lakota, da Jared, nella persona di Jared. Ovviamente non è fatto da lui, troverete anche un'ascia da guerra, perché in qualche modo in questo momento nel pianeta si sta svolgendo una guerra, anche se non è una guerra con le bombe, è una guerra ben più sottile, ben più pericolosa di quella che possiamo immaginare. Bene, questo manoscritto, gli Star Warrior, cominciamo con l'introduzione. Il documento si chiama Il Guerriero delle Stelle di Robert Morningsky e dice, attenzione, io ve lo leggo per come è scritto, tutti i diritti di questo volume sono di proprietà di Robert Morningsky, ne è pertanto vietata la riproduzione senza l'autorizzazione scritta dell'autore stesso. Robert Morningsky, io ho l'indirizzo, il telefono, ma l'ha cambiato, ha un indirizzo, lui sta in Arizona, e comincia proprio così. We are not alone. The astronomers are wrong, the scientists are wrong. Traduco, faccio prima perché il mio inglese probabilmente è anche molto poco attinente, non siamo soli. La mia associazione si chiamava Non Solo Terra perché ho sempre saputo da quando ho 9 anni che non siamo soli. Gli astronomi sbagliano, gli scienziati sbagliano. Loro sono qui, ma non possiamo vederli perché sono nascosti. Sono nascosti in piena vista. Noi siamo loro servi. Siamo loro schiavi, siamo la loro proprietà, noi apparteniamo a loro. Robert Morningsky. Cominciamo con questo interessantissimo documento che probabilmente non tutti sanno che esiste. Ritrovamento di un oggetto volante non identificato. 4 luglio 1947, Roswell, New Mexico. Ricordo che a Roswell c'è un museo sugli alieni, Alien Inn si chiama proprio, c'è una strada che conduce nel Nevada proprio all'area 51, Roswell è proprio il punto o il triangolo nel quale caddero una o più navi spaziali, parlo di Roswell, Soccorro e Corona. È tutta una storia molto bella, c'è un libro molto interessante che si chiama Roswell, i fatti di Charles Berlitz, è un piccolo volumetto che potete trovare penso ancora in commercio, vi suggerisco di avere più informazioni su Roswell. Il colonnello William Blanchard dell'Army Air Force Field di Roswell confermò che un luglio di un incidente aereo cosparso di rottami non identificabili era stato individuato in un'area del nord-ovest della città. Numerosi abitanti di Roswell testimoniarono l'avvistamento di oggetti volanti a forma di disco sopra di loro di buon'ora durante la settimana. Ricordo che c'è tutta una storia del fattore McBrazel con i fulmini di un grandissimo incidente, una tempesta, lui andò, trovò questi monster e quindi cominciò a interessare lo sceriffo della contea, poi interviene l'aeronautica, poi invece la marina che chiude tutta l'area e porta via tutto. Furono nel Roswell Daily fu scritto nave spaziale cade a Roswell, il giorno dopo fu smentito come un pallone sonda. C'è tutto un discorso del generale Philip Corso, di cui noi possediamo i libri qua e chi vuole acquistare può acquistarli, grazie a Maurizio Baiata che saluto e ringrazio per tutta l'opera che lui svolge ancora. Ci sono poi tutta una serie di del tenente Jesse Marcel che in punto di morte ha dato dei documenti ai figli e ha dato anche dei rottami di quello che lui aveva trovato, scusate il microfono, di quello che lui aveva trovato lì, era una verità che lui non poteva tenere dentro di sé, ma di queste ce ne sono tantissime, dovreste solo informarvi, perché così come diceva Gesù, cercate e non smettete mai di cercare. Quando troverete sarete commossi e regnerete sul tutto. Questo Vangelo di Tommaso, versetto 2. Aggiornamento UFO. Il generale Remy,
Army Air Force ha rilasciato ogni dichiarazione secondo cui i menzionati rottami trovati ieri non sono parte di un oggetto volante non identificato, ma semplicemente i resti di un pallone meteorologico, ovvero pallone sonda, ma non c'è caduto nessuno. Il maggiore Jesse Marcel ha commesso un errore di identificazione dell'incidente dovuto a un esame superficiale. Qui cominciamo il nostro resoconto. Da Hall, dobbiamo andare, gridò Apache Boy. Sono quasi qui. Lui e Little Bear erano in piedi controllando la collina sopra gli altri. Potevamo vedere le luci delle jeep sulla strada sterrata appena dietro la curva. Sono qui, gridò ancora Apache Boy. Little Bear stava diventando nervoso, tirò la manica di Apache Boy. Appena sotto di loro gli altri si muovevano dentro e fuori dal luogo dell'incidente aereo. Avevano fatto in modo di raggiungere il luogo dell'incidente prima dei soldati, ma a quanto pare non molto prima. Midnight fu il primo a vederlo. Era mezzo sepolto nella sabbia. Midnight gridò a Lindo. Lindo, vieni qua, gridò. Io solleverò il metallo, tu tiralo fuori veloce. Lindo arrivò di corsa. Questi sono i nomi dei componenti della tribù. Cos'ha? Cosa è successo? Esclamò quando arrivò vicino a Midnight. Si fermò non appena lo vide. Era avvolto in una specie di indumento di metallo lucente o un foglio di metallo o una cosa del genere. Cosa? Pensò tra sé scendendo giù. Indio e Dark Annie erano un po' distanti, cercando attentamente attorno ai rottami per trovare qualcos'altro. Una combinazione di vapore metallico e fumo acre proveniente dall'olio degli alberi bruciati. Rendeva loro difficile tenere gli occhi aperti. Indio si strofinò gli occhi. Raggiungiamo Midnight e Lindo e andiamo, suggerì. Dare Annie poteva vederne solo le sagome sopra di loro. Stanno arrivando, gridò Little Bear, dalla cima della collina. Stava diventando nervoso, molto nervoso. Lui e la Apache Boy era meglio che se ne andassero, pensava. I soldati erano troppo vicini. Mentre Midnight usava il suo peso per spingere da una parte il metallo piegato, Lindo lo tirò fuori con attenzione e lentamente. «Muovilo, muovilo, muovilo!» esclamò Midnight. Lindo lo estrasse dal metallo che lo ricopriva. «Accidenti!» gridò Midnight, spostando il metallo incandescente da una parte velocemente. «Wow, wow! Il mio braccio, il mio braccio!» «Pink!» Indio venne per aiutare, ma si fermò improvvisamente quando vide che Lindo stava reggendo. Era stordito. «Dios mio!» sussurrò Indio quando lo vide. «Mio Dio!» Dar Annie arrivò correndo. «Cosa?» esclamò. Lindo lo reggeva con cautela, era così fragile. «Non pesa nulla», quasi sussurrò, «è come se non avessimo nulla tra le braccia. Attento, fratello», lo consigliò Indio, fermandosi per aiutare Lindo a stare in equilibrio. «Attento, ucci!» E io allora, si lamentò Midnight, aggrappandosi alle sue braccia. «Aiuta me, mano!» Parlano anche mezzo spagnolo, mezzo indio, mezzo italiano, perlomeno inglese tradotto. «Aiutami, il mio braccio sta bruciando». Dar Annie venne in suo aiuto. «Ti ho preso, fratello», disse tenendogli il braccio. Little Bear e Apache Boy scesero disordinatamente dalla collina calciando in aria nuvole di polvere. «Non ci avete sentito?» esclamò loro Little Bear. «I soldati stanno arrivando, sono proprio vicini alla sommità e...» Little Bear si bloccò come se fosse morto quando lo vide. «Ucci!» disse Bear. Apache Boy corse contro Bear. La sua spinta lo buttò a terra. Egli saltò e si aggrappò a Bear. «Utah!» gli disse Apache Boy. Sono tutte frasi in lingua loro. La sua spinta lo buttò per terra e gli saltò e si aggrappò a Bear. «Utah!» gli disse Apache Boy. «Qual è il problema? Perché ti sei fermato?» Bear non si voltò. Apache Boy scorse Bear nervosamente. «Cosa stai guardando?» esclamò. Bear non si mosse e Apache Boy gli girò intorno. «Ucci!» Apache Boy era sorpreso. «Cos'è quello?» «Non lo so», disse Lindo guardandolo. Little Bear si voltò e guardò Apache Boy. Si guardarono per un momento, poi improvvisamente Apache Boy si ricordò del motivo per cui erano arrivati correndo. «I soldati», avvertì tutti, «sono appena dietro la collina. Qualunque cosa sia, dobbiamo spostare i nostri poncassini in un altro posto. Ora». Indio fu d'accordo, guardò Lindo, poi alzò il dito della sua mano. Lindo sarebbe stato il numero uno. Lindo acconsentì. Cominciò a muoversi lentamente attraverso i rottami e con cautela tra i curvi metalli caldi, proteggendo quello che aveva in braccio dal calore. Appena raggiunse il limite della zona dell'incidente, cominciò a correre. Un motore rombò vicino. Indio e Midnight affiancarono Lindo, passando rasente ai rami degli arbusti del deserto e facendo strada. Fasci di luce illuminarono improvvisamente le rocce roventi. «Utah!» disse Lindo, guardandosi indietro. «Sono più vicini di quanto pensassi. Vamos!» Correndo, Lindo tornò con il pensiero a tutte le volte in cui avevano parlato a proposito di cosa avrebbe fatto se avessero avuto l'occasione di trovare una stella caduta.
ovviamente per stella caduta si intende una nave spaziale. Avevano sentito storie dei soldati dell'esercito che apparivano ogni volta che una di quelle stelle danzanti cadeva al suolo. Era una cosa di più di quello che quei ragazzi avevano pensato che avrebbero potuto fare. Trovare una stella caduta, toccarla e andare via prima dell'arrivo dei soldati. Ma nessuno di loro avrebbe mai pensato di poter avere l'occasione di farlo. E ora i sei, non solo, lo stavano facendo. Avevano veramente avuto un premio. Tutti loro erano cresciuti dormendo all'aperto nel deserto, distesi sotto il cielo della notte come le stelle, con le stelle sopra di loro. Lui e gli altri avevano passato molto della loro gioventù guardando le luci danzare nel cielo buio. L'area dei quattro angoli, i Four Corners, così chiamata, che è l'incontro di quattro stati dell'America, proprio in quella zona, se non vado errando, è Texas, Utah, Nevada e New Mexico. Era ben conosciuta dalla gente del deserto come un posto dove le stelle giocano. Indio e gli altri erano stati sul luogo di un altro incidente, ma i soldati erano arrivati per primi. Li avevano visti veramente lavorare febbrilmente per asportare i pezzi di metallo e i rottami e caricarli su diversi camion. L'Indio ricordava di come un soldato li aveva sorpresi, li aveva presi di mira con il fucile. L'Indio non poteva vedere da dove arrivasse Der Eni, ma se ne stava arrivando. Ma se non stava arrivando, probabilmente lo avevano arrestato. L'Indio si meravigliò di quanto, a lungo, i soldati fossero in ritardo e non li avessero scorti. Quel Der Eni era bravo, davvero bravo. L'Indio guardò indietro per vedere Little Bear e Apache Boy girare e correre a destra attraverso il canyon. Avrebbero trovato in seguito la strada per tornare al campo. L'Indio e il suo carico era il Niños, il bambino, ciò che doveva essere protetto a qualsiasi costo. Mi viene un brivido al pensare a questa storia incredibile, sapere che gli indiani d'America, così come io so, hanno sempre conosciuto i maestri delle stelle provenienti dalle Pleiadi, hanno sempre conosciuto le stelle danzanti e hanno sempre assistito a scene incredibili, così come per chi volesse seguire la storia dello sciamano Zulu, Credo Mutua, quando descrive come all'interno delle riserve o degli spazi, delle praterie, delle savane africane, i bambini vengono prelevati dai popoli delle stelle, così come succede anche nelle riserve dei nativi d'America. Indio e Midnight sarebbero stati la sua scorta, proteggendolo, diventando bersagli se necessario. Sarebbero andati direttamente a sud, verso la sicurezza del campo base. Little Bear, Apache Boy e Der Eni sarebbero stati los conejos, i conigli. Avrebbero fatto del diversivo per distogliere i soldati, che si avvicinavano lontano dall'Indio e gli altri. L'Indio guardò dietro per cercare di scorgere Der Eni. Non c'era segno di lui. Forse gli arbusti e i mesquit lo nascondevano. «Dov'è Der Eni?» ansimò a Indio e Midnight. «Non lo vedo. Riuscite a vederlo?» Indio guardò indietro verso il luogo dell'incidente mentre correva. «Non preoccuparti, Lindo», disse Indio, cogliendo i segni di un movimento di Der Eni. «Lo vedo vicino al luogo dell'incidente. Sembra proprio che stia aspettando, perché sei sicuro di essere visto dai soldati.» «Ucci», disse Lindo. «A quella Pash piace rischiare, non è vero? È loco, cioè pazzo. Continuate a guardare.» L'ordinò a Lindo a Midnight. Io mi assicurerò che Der Eni e gli altri stiano bene. Ma non era vero. Indio aveva paura di dire qualcosa a Lindo e Midnight. Era meglio che loro scendessero giù, altrimenti si sarebbero fermati, se avessero veramente saputo cosa stava facendo Der Eni. Ovviamente non andremo tanto oltre, perché poi diventa noioso. Il regista, che è qui davanti a me, mi farà un segno e io concluderò quando è il momento di concludere. «Continuiamo a guardare», gridò a Midnight Lindo. Si voltò ancora a guardare Der Eni. Sperava che gli occhi lo avessero ingannato. Sembrava che Der Eni stesse correndo proprio verso la Jeep. Si sforzava di guardare nelle tenebre, cercando di mettere a fuoco i veicoli lontani, e improvvisamente vide Der Eni. Stava correndo proprio dritto verso di noi. «Accidenti, Der Eni!» Indio lo maledì, perché doveva sempre far così, accidenti. «Accidenti, Der Eni!» gli uscirono queste parole, «accidenti!» Midnight sentì la maledizione di Indio dietro di sé, sempre correndo. Capì che Indio aveva bisogno di aiuto, tornò rapidamente indietro. Ma cosa? Gli arbusti gli impedirono di finire la sua domanda. Oh! Il suo fiato fu spinto a forza fuori da lui. Cosa? L'Indio sentì lo spezzarsi di rami. Indio si girò verso il rumore, vide Midnight disteso, quasi capovolto su un lungo ramo sottile. Per un attimo Indio sorrise. Si fermò e salì a aiutare Midnight ad arrampicarsi fuori dai rami. Accidenti! E qui è in lingua loro. Pinceramada, qui sembra che todo. L'Indio gli sorrise dall'oscurità. Midnight si tirò sul braccio di Indio. Indio lo guardò. Cosa c'è che non va? Perché maledici Der Eni?
guarda cosa mi hai fatto fare. Midnight faticò a sollevarsi, il suo braccio era ancora ferito. Indio cercò di spostare i rami. Midnight si spinse avanti, sempre lamentandosi. Indio gli indicò la direzione dell'incontro. Loro tre guardavano indietro, potevano solo scorgere delle forme buie puntate direttamente verso i camion. «Cosa?» disse Midnight. E lui disse a Indio, «Non possiamo aspettarlo, dobbiamo andare». Scuotendo la testa con rabbia, fece cenno all'Indio di tornare al campo. Era assolutamente necessario per loro scappare. Non importava cosa stesse facendo Dark Any. Mentre cominciavano a correre, Indio guardò indietro. Cosa, in nome di Dio, stava cercando di fare Der Eni? Se lo avesse catturato, era certo che tutti lo sarebbero stati in che tutti loro sarebbero stati in pericolo o catturati. Accidenti, pensò Indio tra sé, accidenti. La jeep e i camion si fermarono. Gli uomini saltarono fuori e cominciarono a muoversi in tutte le direzioni. Impostarono velocemente un perimetro e posizionarono guardie ogni paio di metri in un cerchio completo attorno al disco. Quindi questa è la storia, se poi andate a cercare ciò che si dice di Roswell e le ricostruzioni fatte dai testimoni, assomiglia tantissimo a quello che stiamo raccontando. Ovviamente questo non è diventato un libro, non è diventato nulla, è solo un manoscritto, io come tale ve lo voglio trasferire. Abbiamo ancora 5 minuti, quindi continuiamo per questi 5 minuti. Partirono i generatori, le luci inondarono l'aria facendo brillare le nuvole di polvere sollevata. Gli specialisti delle squadre di recupero iniziarono i loro compiti assegnati con precisione ed efficienza. I fotografi prendevano foto su foto. I tecnici iniziarono a montare e smontare metodicamente pezzo per pezzo il corpo principale dei resti. Man mano che ogni singolo pezzo veniva rimosso attentamente, veniva messo su un camion verde chiaro. Le squadre avevano recitato questa scena molte volte. Alle prime luci dell'alba tutti i rottami erano stati etichettati, caricati su uno di quei camion. Ogni pezzo, anche il più sottile frammento, era stato caricato. Non venne lasciato niente, non rimase nessuna traccia, il recupero era stato completo. Quando i motori si accesero, ognuno salì su un veicolo. Avrebbero usato solo strade secondarie per tornare alla base. Fortunatamente la riserva era poco trafficata. Se gli indiani fossero stati disturbati, nessuno se ne sarebbe preoccupato. Erano dopotutto selvaggi, delle vite piene di leggende dei popoli del cielo, spiriti della natura, animali che parlano. Nessuno avrebbe creduto alle loro storie di soldati nella notte. Il tenente in carica sorvegliava la scena. Nessun pezzo del disco era stato lasciato sul posto, rimanevano solo pezzi di terra bruciata. Chiunque fosse venuto ora a cercare dei segni di un incidente sarebbe rimasto molto deluso. Di seguito il giovane tenente sorrise tra sé, aveva fatto tutto molto bene. Guardò di nuovo i camion che lasciavano il posto. Quando l'ultimo veicolo fu partito si accorse del caricattrezzi. Delle loro catene, due jeep penzolavano miseramente, il sorriso della sua faccia scomparve. Questo potrebbe essere un problema, pensò, un piccolo incidente in una missione Delta Blu, come queste sono definite. Questo significa grossi problemi. Il tenente vedeva il suo futuro in pericolo. Questo era assolutamente, esattamente il tipo di cose che mette fine alle carriere. Non solo veicoli del governo danneggiati, mentre erano sotto il suo comando, ma il colpevole responsabile dell'umiliante fallimento di questa sera era scappato. Il tenente era arrabbiato. L'indiano era venuto fuori dal nulla, correndo fuori dal buio, direttamente verso di loro. Non avevamo scelta, dovevamo deviare. Accidenti, indiano, il tenente pensò tra sé. Se mai ti prenderò, ti ucciderò. Apache Boy si fermò sulla cresta est, guardò indietro verso dove erano i soldati. Allora lo vide, era Dar Eni, che stava correndo a ovest, verso i soldati, ma la sua falcata era rilassata, quasi fosse uscito per fare jogging, invece che andare incontro a un convoglio militare. Apache Boy esitò per un istante. Non pensò, Dar Eni, non fai mai qualcosa senza una ragione. In qualche modo doveva esserci un senso a quella pazzia, speriamo vada tutto bene. Dar Eni pensò a Apache Boy quando lo vide, speriamo che vada bene, se è vero devi proprio essere un bad alone, se il piano non funziona sarai catturato o ucciso. Apache Boy guardò oltre e vide Indio e Midnight che scortavano l'Indo sulla lontana salita. Confortato da sapere al sicuro, il preoccupato Apache Boy corse a riunirsi a Little Bear. Little Bear lo guardò, lo hanno preso, ansimò Bear mentre correvano. Apache Boy correva al suo fianco, scosse la testa. No, rispose, non ancora. E ovviamente poi ci incamminiamo in questo, siamo alla pagina 6, ci incamminiamo in questo meraviglioso documento che è un po' lungo, ma svelerà una serie di segreti, così come loro ci definiscono i bambini lunari. Poi capirete il perché. Bene, anche questo video lo abbiamo fatto.
Io vi ricordo che stiamo cercando di dare il nostro contributo in una direzione, stiamo costituendo, ve lo ricordo anche in questo canale, la nostra associazione Onlus Daimon, con la quale cercheremo di sviluppare dei messaggi di sostegno, supporto e orientamento per i ragazzi, perché penso che siano loro il futuro. Il mondo sta cambiando, l'importante è che il mondo non cambi noi, cambiamo insieme al mondo. Grazie, alla prossima puntata, a presto. Ciao 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 a tutti.